La Moreno Panisciaia, ideatore di questo nuovo prodotto, la mascherina traspirante, un esempio di riconversione dal fondo di calzatura in gomma, questo prodotto Made in Monte Renaro. Come è nata l'idea? Siamo venuti incontro a questa situazione che ci ha colpito come un fulmine a ciel sereno e attraverso un'idea abbiamo sviluppato questo prodotto ottenendo la certificazione di dispositivo medico. Abbiamo ottenuto il massimo risultato a livello di efficienza di filtrazione, abbiamo ottenuto il 99%. È un dispositivo di classe 2R, la massima classe dei dispositivi medicali. Abbiamo pensato a questo prodotto per venire incontro alle esigenze di tutti, di chi sta in prima linea e del privato che deve andare a fare la spesa, eccetera. Il nostro vantaggio più grande praticamente è il costo del filtro. Il costo del filtro costa 25 centesimi in prezzo al pubblico. Si cambia una volta al giorno, perché è efficiente dalle 8 alle 12 ore. E ad oggi entriamo nel mercato, nel nostro territorio, cercando di aiutare tutti coloro che hanno bisogno di superare questo. La vostra è anche un esempio di azienda familiare. La nostra azienda principalmente è specializzata nella produzione di materie polimeriche biodegradabili. Noi lavoriamo per tutto il settore dello stampaggio. È prevalentemente nel settore calzaturiero, perché il nostro settore qua nel Fermano è più sviluppato a livello calzaturiero, ma da 30 anni siamo specializzati nello stampaggio di qualsiasi cosa. L'idea in primis è partita dal signor Walter, che ci ha contattati e ci ha detto praticamente perché in questa fase che ci ha colpito con un fulmine a ciel sereno no, non creiamo una mascherina che aiuti gli operatori in prima linea e la nostra comunità. E da quest'idea ci siamo messi al lavoro e piano piano è nato questo progetto, che non pensavamo che sarebbe stato così impegnativo, ma ci siamo messi al lavoro fin da subito, lavorando incessantemente, e alla fine abbiamo raggiunto questo importante traguardo. Abbiamo passato mesi desiderando mascherine perché è stata un'emergenza d'emergenza il fatto di essere sempre al di sotto della necessità in termini di dispositivi di protezione individuale. E lo stimolo partì allora dicendo bisogna che torniamo a produrre questi prodotti perché altrimenti rischi di dipendere da paesi stranieri e momenti di difficoltà quando poi la pandemia è globale, colpisce tanti posti, non solo la nostra realtà, l'approvvigionamento diventa molto complicato. Che uno stimolo di questa natura sia diventato un prodotto come questo e dentro c'è tutta la sapienza, l'intelligenza del manifatturiero della nostra regione. Cioè io ci vedo le marche dentro questo prodotto dell'aver trasformato in maniera geniale la capacità produttiva del settore calzaturiero che riesce a immaginare qualcosa di assolutamente nuovo, innovativo. E lo fa con la serietà di chi cerca le certificazioni, il fatto di poter produrre e poi proporre un prodotto su scala mondiale. E per noi è una sicurezza, no? Vediamo da un lato una bella iniziativa, trasformare l'economia in un'esigenza, un problema che diventa un'opportunità, ma dall'altra anche la sicurezza di poter contare su realtà locali che di fronte a nuove emergenze possono essere coinvolte per aiutarci a dare la risposta. Sappiamo che questi dispositivi saranno utili ancora per molto tempo perché vanno in tutti i settori della produzione e della sanità e devo dire è forte, bella l'originalità, la qualità di questo progetto che ritengo una risposta migliore di questa difficile anche immaginare. Voglio fare i complimenti all'azienda perché è riuscita veramente a entrare in un percorso che può sembrare più banale del mondo. La mascherina è un prodotto che c'è da centinaia di anni. Se uno guarda l'immagine della spagnola degli anni 20, si proteggevano il volto con delle mascherine e riuscire a fare un percorso di grandissima innovazione. Come dicevo prima, c'è dentro quella genialità che è caratteristica del nostro manifatturiero che sa reinventarsi, sa innovare e sono convinto grazie a questo vincere sfide importanti. Percorso di riconversione attraverso l'innovazione e la qualità del prodotto.
nella consapevolezza che soltanto attraverso questi elementi, innovazione e qualità, si può competere veramente sul mercato, perché poi vediamo, ecco, che questa mascherina, no, tra le tante fatte, può fare la differenza, perché appunto è fatta all'interno di un percorso di qualità, di innovazione, che tra l'altro ha saputo cogliere le opportunità di questo momento, anche attraverso un progetto presentato ad esempio sulle opportunità date dai provvedimenti nazionali per le riconversioni delle attività produttive. Francesco Giacinti è oggi un esempio virtuoso di riconversione dell'azienda del distretto calzaturiero qui a Montegranaro. Può essere un progetto pilota anche per altre aziende? Beh, senza dubbio vanno fatti i complimenti a questa azienda che ha saputo interpretare una riconversione vera, totale, partendo e facendo un percorso importante. Si sono preoccupati da un progetto, di renderlo efficace, completo, ma anche delle certificazioni necessarie per andare con sicurezza a produrre un prodotto, ecco, che in questo momento particolare, parliamo dell'emergenza Covid, tutti cerchiamo la mascherina migliore, tutti abbiamo paura di contaminarci in qualche maniera. Loro hanno, magari sacrificando anche qualche giorno per l'ottenimento di questi certificazioni, però di fatto sono riusciti proprio a raggiungere l'obiettivo. Io credo che altre aziende dovrebbero sfruttare, diciamo così, tra virgolette, questa situazione, questa opportunità, per poter pensare a qualcos'altro. Sì, è uno di quei momenti in cui il sindaco tira un sospiro di sollievo nel panorama generale, che è un panorama piuttosto fosco, sia per la pandemia, ovviamente, quindi la preoccupazione sanitaria, ma a seguito sappiamo bene che questo ha già comportato e comporterà in futuro una ricaduta negativa nel mondo del lavoro. Un'occasione anche, sindaco, per parlare anche di Montegranaro, che 30 anni fa spiccava a livello nazionale per questo dato curioso delle auto Ferrari pro capite. Oggi del lockdown il 90%, almeno nel periodo di chiusura delle aziende del monosettore calzaturiero. Sì, dagli anni 60 e poi Montegranaro è stata in continua espansione, è stata una città che ha saputo attrarre tanta forza lavoro, tante idee, tanta produzione, per cui eravamo conosciuto come un paese ricco, un paese pieno di iniziative, che nella città un po' fabbrica era chiamata Montegranaro. Oggi le cose sono cambiate. L'importante di questa mascherina è che quando la metti in faccia non dà fastidio a chi la porta, non rovina la persona che c'è davanti, ti filtra al 99%, non appaiono, che non si appaiono gli occhiali, ne vogliamo parlare? Questa è una mascherina creata e strutturata solo per questo. Dentro c'è un sistema di appannamento che non prende niente, capito? Prende sopra il naso e non fa appannare gli occhiali, sotto eventualmente la condensa che potrebbe fare non la fa. Ma il tecnico di tutta questa cosa è stato lui. Io ho solo l'idea, il resto è tutto a merito di Moreno. La testa sfasciata è lui. Non guardare che è piccolo, ma questa è una testa sfasciata. Perciò è nata il legame con l'ARP. L'ARP lui dichiara amministratore. Poi dopo siamo in quattro persone che hanno messo quattro idee. E da quelle quattro idee è uscita la mascherina Brittino. Oggi possibile vendita in Italia e all'estero. Tutti chi l'ha presa è stato soddisfatti, ci hanno fatto tutti dei complimenti, a partire dal certificatore che abbiamo fatto la certificazione per questa mascherina. Ha detto che secondo lui era Ronaldo delle mascherine, io me lo auguro che Ronaldo con la carriera che ci ha avuto, non ti dico quello che tu vuoi di Ronaldo, ma almeno una medaglia non ce l'ho, lo stesso. Il marchio Brittino di questa mascherina è stato registrato, brevettato, sia il logo che il marchio, è brevettata tutta la mascherina. Poi adesso ci stiamo avvalendo della collaborazione di un'altra azienda qui nel Fermano per commercializzarla anche all'estero. Sembra che anche all'estero abbia risposto alla grande, più di questo che devo dire. Speriamo bene, in bocca al lupo per noi, in bocca al lupo per tutti, e andiamo avanti così. Uno per le certificazioni, perché già arrivato il prodotto viene certificato come medicale sanitario.
Di sicuro non parliamo di un prodotto antibatterico, per cui ecco la necessità, la risposta alla sua domanda, va assolutamente sanificata la mascherina, okay. Assolutamente sì, proprio per il fatto che comunque siamo esposti tutto il giorno a condizioni per le quali oggi è così, ma in altri ambienti è molto più pesante la situazione. Il gioco la cosa positiva è che fin da subito abbiamo cercato di individuare qualcosina che potesse essere il più confortevole possibile, considerando che i mesi a venire saranno comunque di utilizzo di questa tipologia di protezioni individuali, qui parliamo di una protezione medicale oltretutto, per cui siamo andati alla ricerca di un qualcosa che nascesse già pronto in qualche maniera e che avesse già una storicità per la quale ci desse delle garanzie sul nostro... Siamo il partner dell'RP, siamo la Nanni di Porto Sant'Elpidio, insieme al distributore inglese Wante distribuiamo il prodotto Britview. L'interesse di sviluppare il marchio, il brand Britview è molto importante soprattutto per il mercato straniero. Sono alla ricerca di un prodotto made in Italy, abbiamo già dei contratti firmati, ieri sera abbiamo avuto una bellissima notizia, non si può rivelare ma è sicuramente un momento storico di un'azienda locale che esporta. Siamo riusciti a entrare in contatto con un grandissimo sistema di trasporti straniero e questo ci ha dato molto orgoglio. Stiamo ragionando da corporate, quindi non solo azienda locale, ci sono dei contratti che vanno rispettati con uno standard di qualità altissimo, perché si parla di tante cose, ma in primis la certificazione CE, uno standard di prodotto molto alto, una capacità anche di dare un customer care, di servizio, quindi come distribuzione del prodotto, come Nanni per RP, siamo davvero felici di avere avuto questo accordo che ci permetterà di lavorare nel tempo e di dare un servizio a chiunque è interessato a comprare questo prodotto, soprattutto perché è un prodotto che di fatto è molto valido per l'ambiente, perché non è un usa e getta, non si butta via, non si creano rifiuti speciali, è un prodotto pratico, comodo, leggero, che non dà fastidio e anche esteticamente molto, molto piacevole, molto bello, perché ci sono tante varianti di colori. Stiamo cercando di dare il massimo e speriamo che chi userà il nostro prodotto Breathe You sia soddisfatto. Abbiamo creato anche il brand technology e poi abbiamo creato anche la mascherina. Oggi è una giornata importante per la vostra azienda perché comunque avete creato di nuovo lo spirito imprenditoriale di Montelanaro con questo progetto. Ci siamo rimessi in gioco come di solito capita sulle difficoltà, ci è venuto fuori un buon prodotto. Per torno c'è sempre la condivisione del progetto con la vostra famiglia, certo. E con la professionalità anche dei vostri partner. I nostri partner, i nostri dipendenti. Dipendenti. Siamo una bella squadra, via. Dipendenti, collaboratori Dori. È meglio forse. Collaboratori. Dori, oggi possiamo dire che è Montelanaro, quindi i collaboratori dell'RP non solo avranno ancora il lavoro, ma avranno anche un nuovo progetto da sviluppare, sì. Quindi cercheremo di tamponare questo periodo più difficile. Oggi anche la Regione Marche comunque ha riconosciuto la bontà di questa iniziativa. Siamo stati contentissimi, abbiamo realizzato un buon prodotto. Felicissimi la giornata, felicissimi che sia venuto il presidente Ceriscioli a promuovere la nostra idea, la nostra mascherina. Perfetto. Un grazie a chi va in modo particolare. Un grazie a mio fratello, un grazie al partner che è stato sempre pressante finché non ci siamo messi sotto per realizzare questo prodotto. E un grazie a tutti i collaboratori per cui abbiamo collaborato per la realizzazione di questo prodotto.